Bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora mi conoscete vi consiglio di andare a seguire su Instagram, c'è il link qui sotto, e qui sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo e visto anche dalla copertina, oggi vi dirò quello che vorrei fare durante quest'estate, come avevo fatto già con i miei buoni propositi per il 2020, se non sbaglio. Prima di iniziare col video però mi volevo scusare se sentirete il rumore di sottofondo del ventilatore, ma fa caldissimo, sto con le luci puntate, quindi devo per forza accenderlo, se no mi si scioglie il trucco e tutta l'impalcatura qui. Quindi Alessia dell'editing, dimmi per favore che non si sente. E dato che sono tantissime cose, direi di iniziare. Per prima cosa troviamo allenarmi di più, o almeno ricominciare a farlo, perché come vi ho detto già nell'ultimo video che ho postato, che sarebbe l'ultimo giorno di scuola, vi lascio il link qui o qui, ormai sapete che io non so dove sta, credo qui, dovrebbe stare qui. Avevo detto che sto facendo la dieta, ma che non mi alleno tanto. Prima per un fatto di compiti, verifiche, interrogazioni, perché sapete mangio un po' come per gli studenti. Adesso per pigrizia. Sempre legato a questo vorrei provare nuovi sport, come ad esempio paddle, perché dove abito io hanno, diciamo, creato dei campi di paddle e non so come funzionano, se devo saper già giocare, saperlo fare, affittare il campo, però sarebbe molto interessante. Oppure seguire un corso di idrobike, non lo so, mi piace stare in acqua e l'allenamento si sente di meno. Poi vorrei viaggiare il più possibile, devo dire la verità, non ho nessun viaggio prenotato, nessuna meta stabilita, ma spero che venga da sé. E questo, diciamo, era anche un po' banale, perché quasi tutti in estate partono, viaggiano con gli amici, eccetera eccetera. Un'altra cosa che vorrei fare da un bel po' di tempo, infatti ho dedicato un'intera giornata solamente a fare foto e video con una mia amica, siamo andati in giro per una città, è successo un sacco di cose, sarebbe prendere sul serio i miei social, soprattutto YouTube e TikTok, perché dopo questa giornata ho capito di non essere una persona molto fotogenica e di preferire i video alle foto. Non so perché, secondo me sono meglio, mi sento più a mio agio piuttosto che fare foto, così mettermi in posa, non era proprio per me. Legato a questo vorrei crescere su YouTube, perché come sapete è una mia grande passione, mi piace tantissimo registrare, soprattutto editare, e quindi vorrei arrivare a 5.000 iscritti. Spero entro la fine dell'estate, la vedo dura, magari 3.000, non lo so, però spero di arrivare almeno entro quest'anno a 5.000 iscritti, perché come vi ho detto ho deciso di prendere sul serio YouTube. Ve lo giuro, non è come sempre che dico sì, torno e poi sparisco per un mese, poi sparisco per 2 mesi. Sempre legato a questo argomento vorrei postare 2 video a settimana. Infatti sto registrando questo video il martedì per il mercoledì, che è un po' a mezza della settimana, quindi mi sembrava il giorno perfetto, sempre a mezzogiorno. Poi vorrei andare quasi tutti i giorni al mare, perché abito davvero a 2 minuti dal mare, non sto scherzando, scendo di casa e sono in spiaggia. Poi vorrei andare al mare per abbronzarmi decentemente, perché adesso vi faccio vedere come mi sono abbronzata. Guardate, ho una abbronzatura schifosa, dietro mi arriva a metà schiena. Allora, premetto che io indosso solo costumi interi. Allora ho detto, metto il mio costume più sgambato, così mi abbronzo meglio. No, invece sarà una scelta, ma vi giuro, peggiore che potessi fare, perché adesso sembra che mi sono abbronzata come una canottiera. Poi un'altra cosa che vorrei fare è andare ad un cinema drive-in, mi sa che l'hanno aperto a Ostia, o almeno avevo sentito così da mia madre e dai miei amici, però sarebbe fighissimo, quindi spero che ci sia vicino a dove abito. Un'altra cosa importantissima che vorrei fare e che ho lasciato davvero andare è prendermi cura di me stessa, ovvero prendermi delle giornate per me, per stare tranquilla, fare delle maschere, un bel bagno, tutte queste cose. Questo perché è sempre legato al fatto di scuola, perché ovviamente studiando non avevo il tempo di dedicarmi così tanto a me stessa. Allora, questa è una cosa fighissima, ma non so se i miei amici slash amiche vorranno farlo con me, ovvero fare dei picnic al mare o al parco. In realtà uno l'ho già fatto, sempre con la mia amica con cui sono andata a fare le foto in giro per la città, e l'abbiamo fatto, ma è andata a finire male perché ci siamo dimenticate l'acqua, di prendere l'acqua. Poi il sushi l'abbiamo ordinato, ma poi l'abbiamo messo in frigo, quindi si era tutto diventato strano. E quindi non lo so, mi devo organizzare meglio, però sarebbe bellissimo da fare. Immaginatevi tramonto, pizza. Allora, questo è un argomento che mi fa un po' imbestialire. Poi
se andrà a finire come dico io, vi farò uno story time e vi farò sapere. Però vorrei lavorare. Non aggiungo altro perché voglio che YouTube sia un posto felice, lo sapete, quindi niente arrabbiature. Un'altra cosa fighissima da fare sarebbe fare delle playlist con le mie amiche da sentire in macchinetta, perché non so se lo sapete, io ho praticamente il mezzo e non guido senza macchinetta, senza macchinetta, grazie al cavolo, non guido senza musica. Un'altra cosa che non farà bene alla mia dieta sarebbe provare nuovi ristoranti o locali o in generale nuovi piatti. Infatti l'ho fatto la settimana scorsa, sono andata alla Sushi Ye a Ostia, buono, buono. Abbiamo fatto un permagheggi, non vi dico perché sennò non si sa che succede, però buono. Un'altra cosa che faccio tutto l'anno e che avevo detto anche l'anno scorso nel video in cui parlavo dei miei buoni propositi per il 2020 è quella di guardare l'alba, quindi facendo una nottata, il tramonto o le stelle in generale il più possibile. Non so perché, ma è proprio un qualcosa che mi fa sentire tranquilla e calma. E poi, cioè, è bellissimo. Non credo di dover aggiungere altro. Una cosa che facevo un pochino l'anno scorso o all'inizio di quest'anno era fare delle lunghe passeggiate in bici con i miei amici, sempre guardando il tramonto o per poi fare il picnic. Potrei combinare insieme tante delle mie idee che vi sto dicendo. Una cosa che adoro fare è prendermi delle giornate o delle serate solamente tra ragazze. Collegata a questo, anche fare dei pigiama party e, sempre collegata a questo, cucinare con le mie amiche. L'abbiamo già fatto, ecco qui il risultato. Ovviamente io che adoro fare dolci, abbiamo fatto il dolce. Però ad esempio fare la pizza a casa, sapere come va a finire, si fa un casino, poi con la musica in sottofondo. È qualcosa da provare. Allora, una cosa che non so se i miei mi faranno fare è un altro buco alle orecchie. Se non lo sapete, io ho 3 buchi a destra e 2 a sinistra. In realtà un buco per l'orecchino e poi ho l'helix, si chiama helix, o il piercing, vabbè. Devo fare un altro qui, sia perché voglio 3 buchi a destra e 3 buchi a sinistra, sia perché questo orecchio rispetto a quest'altro lo vedo spoglio. Qualcosa che faccio costantemente, visto che ogni volta che esco parlo anche con i muri, non un po', è conoscere nuove persone e di conseguenza fare delle nuove amicizie. Mi piace proprio stare in mezzo alla gente, mi piace parlare, capire le altre persone, ascoltarle soprattutto, quindi spero di conoscere altre nuove persone quest'estate. Una cosa che spero fare sempre con i miei amici è andare ai, diciamo, parchi di divertimento. Vicino a me, vicino a me ho Rainbow, poi ho Idromania, lo Zoomarine e Cinecittà World. Non ci sono mai andata, quindi se ci siete andate fatemi sapere com'è. Una cosa che spero di fare nella prossima settimana è finire i compiti per le vacanze il prima possibile. Fortunatamente quest'anno ho pochi compiti per le vacanze, ma sono dei libri da leggere. Uno è di 500 pagine su Hitler in francese e l'altro è in inglese. Quello in inglese so già a metà, quello di francese. E oggi per registrare 3 video infatti non leggerò e mi tocca recuperare domani. Adesso le mie amiche ci rimarranno male e forse anche voi, ma voglio tagliare i capelli. Guardate dove arrivano, arrivano circa quasi al sedere. E allora adesso probabilmente vi state chiedendo perché non te li tagli. Non li posso tagliare perché per andare a lavorare mi devo fare delle trecce. Io vorrei fare un taglio scalato, questo qui proprio. E ovviamente se mi devo fare le trecce vengono tutte a spuntoni fuori, tutte disordinate e non va bene. Quindi devo aspettare la fine dell'estate per tagliarmeli. Non so che fine faranno, diventerò tipo Rapunzel Mora. Allora, sempre legato, diciamo, alla bellezza e queste cose, vorrei provare nuovi trucchi e nuovi prodotti, come ad esempio quelli di Charlotte Tilbury. Non ricordo bene il cognome, però il blush e l'illuminante non sono in crema ma in liquidi e di conseguenza, provando nuovi prodotti e trucchi, vorrei cambiare la mia make-up routine. Questo perché ci metto davvero tantissimo a truccarmi, chi esce con me tutti i giorni lo saprà. Anche perché in estate vorrei portare il meno trucco possibile. E poi ovviamente se cambierà la mia make-up routine vi farò il video apposito. Non vi lascio senza video quest'estate. Allora, una cosa che mi interessa abbastanza è imparare a manifestare e tutte quelle cose dell'energia. Non lo so, io sono una persona che crede in queste cose, nei segni zodiacali,
quindi sarebbe tipo fighissimo saperlo fare. Collegato a tutte queste cose che ho detto è fare il maggior numero di foto possibili per avere tantissimi ricordi. Sono una persona che le fa davvero tantissime, infatti ho dovuto acquistare 1 TB in più dal telefono perché avevo la memoria piena. E niente, volevo da questo, vorrei avere tipo un diario dei ricordi estivi, però dovrei stamparle, quindi devo un attimo trovare il modo, però sarebbe fighissimo avere un diario che poi tra magari un po' di anni riaprire e leggere quello che facevo quando avevo 17 anni. Collegato a guardare le stelle e queste cose, vorrei fare il bagno di notte, non l'ho mai fatto, o anche tipo al tramonto, questo non mi ricordo se l'ho fatto, ah no. Io il bagno di notte l'ho fatto, però è durato 5 secondi perché l'acqua era gelida e quindi sono scappata, però vorrei farne uno seriamente con le mie amiche. Collegato al benessere e alla mia dieta, devo bere di più, non fraintendete, bere acqua, il resto non bevo, sono astemia. Una cosa super interessante da fare sarebbe seguire le podcast, io so che un mio amico di classe ne ha uno, vi lascio il link qui sotto. Ogni volta che magari guardo i video delle americane, vedo che comunque si preparano ascoltando i podcast. E in realtà prima lo facevo, seguivo TED Talk, però poi ho smesso. Un'altra cosa legata al fare aperitivi, tutte queste cose, uscire, provare locali, sarebbe provare e anche provare a fare nuovi drink estivi, come ad esempio quelli di Starbucks, che in Italia non possiamo prendere perché non c'è, c'è solo a Milano, mi sa, non lo so. E quindi vorrei tipo prendere le ricette, farle, poi fare degli smoothie, fare ad esempio i frullati. Questo sia con i capelli così che con i capelli tagliati. Vorrei provare nuove acconciature. Su TikTok vedo tutti i giorni ragazzi che fanno super cose bellissime con le mollette, le trecce, le code. E avendo i capelli di 2 metri, magari sarebbe un modo per gestirli. Un'altra cosa che ho visto su TikTok è fare diciamo una cena a tema Disney. Vi metto il video qui così capite. Ad esempio il vagabondo, fare la pasta con le polpette al sugo mentre si guarda il vagabondo, no? Lo so, sarebbe una cosa carina, magari fare durante un pigiama party. E niente, le ultime 2 cose sono diciamo un po' sdolcinate e anche alla fine un po' scontate, ovvero quello di fare una cosa che mi faccia stare bene tutti i giorni e l'altra sarebbe quella di avere la migliore estate possibile. La vedo difficile perché quella scorsa è stata quasi perfetta. E niente, questo è tutto per il video di oggi, ho registrato per 20 minuti e voglio proprio vedere quanti ne faccio uscire. Come sempre, se volete parlare con me, se volete chiacchierare, consigli del video, commentate qui sotto, rispondo in pochissimo tempo. Seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto, qui sono apparsi i miei profili social e noi ci vediamo domenica prossima a mezzogiorno con un nuovo video.